alle 18 è esplosa la festa a Monteforte Irpino per la riconferma sindaco del comune di Costantino Giordano, il sindaco in tuta, come si è voluto definire, gridando il popolo è sovrano. Una vittoria della gente, ha detto commosso una volta arrivato, caroselli, fuochi d'artificio e tante persone commosse per la conclusione di questa campagna elettorale davvero tesissima nel comune più grande al voto in provincia di Avellino. Sono troppo emozionato. Questa vittoria la voglio dedicare per prima cosa a mio padre e a mia mamma, al nostro caro amico Giovanni Sarubbi, che ci ha lasciato e però è stato sempre vicino a noi, a Italo Minetti, un altro grande amico, che lui già era impegnato in questa campagna elettorale. Quando ci sentivamo la sera, diceva Costantino, abbiamo lavorato insieme con le gomme, molto onorato, dice ce la faremo anche questa volta. Qualcuno si è permesso di offendere le tute, la tuta anche se è blu, bianca, nera, arancione, rossa, c'è l'orgoglio di tutta l'Italia, di tutta la nazione davanti con le tute. Quindi attenzione quando offendete queste persone che lavorano con i sacrifici 18 ore al giorno, 18 ore al giorno. Quindi i camici bianchi, tanto di cappello, ci servono perché servono per salvare le vite umane, però quei camici bianchi arroganti devono buttarli e devono stare a casa, a casa! Il popolo è sovrano, ha dato la grande risposta che meritavano questi signori in giacca e cravatta!